se un oscuro re del vicino Oriente antico di 2000 anni fa, per meri interessi personali e di potere, poté essere accurato e attento quanto più noi cristiani, che siamo sacerdoti e re dell'Iddio Altissimo, dobbiamo essere accurati, meticolosi, diligenti, attenti nella nostra vocazione. Perché erroneamente si accomuna amore a superficialità, grazia ad approssimazione. È vero che l'amore copre moltitudine di peccati, ma è vero che l'amore arde e l'amore spinge a dare il meglio di se stessi per gli altri e innanzitutto per il Signore. Ama Dio tuo con tutta la tua mente, la tua forza, ama il prossimo tuo come te stesso. Diligenza, attenzione, accuratezza, meticolosità nell'esposizione della parola del Signore. Apollo aveva un limite, non da poco, era battezzato nel battesimo del Battista, non gli era chiaro tutta la sana dottrina, ma era un uomo semplice, era fervente di spirito, perché Gesù l'aveva salvato. Tutti abbiamo limiti, magari non di quel genere, ce li abbiamo tutti, ma i limiti non giustificano l'approssimazione. I limiti ci sono, ma noi abbiamo un Signore che va oltre i nostri limiti. C'è modo e modo di camminare, ma c'è un modo di camminare sicuro, c'è un modo di camminare insicuro, indeciso, pericoloso. Si può vivere in tante maniere. Un cristiano vive con attenzione, meticolosità. Guardate attentamente come vivete la vostra vita.